Scattano finalmente i playoff del Pescara, appuntamento domani in trasferta ore 20:30 contro la Virtus Verona. La formazione di casa è stata la migliore nel girone di ritorno nel raggruppamento A, ha perso una sola volta da gennaio in casa, 2 vittorie su 2 nel turno preliminare dei playoff. Non ci sarà il grande ex Filippo Pellacani, per il resto tutti a disposizione del tecnico biancazzurro Zeman. Un piccolo inconveniente, autostrada chiusa nell'Emilia Romagna a causa maltempo, sarà per il Pescara un viaggio più lungo. La formazione Zeman ha deciso, delle Monache dovrebbe essere preferito a Colai e a Desogus in attacco. Di questo ed altro ha parlato il tecnico biancazzurro in conferenza stampa, andiamolo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli. Quanto le è mancato il campo, nel senso al Pescara quanto ha dato virgolette fastidio questa lunga sosta, come sta la squadra? E le chiedo l'ultima cosa e poi mi taccio. Gara d'esordio con la Juve Stabia, partita di domani. Quanto è migliorato il suo Pescara rispetto ad allora? Grazie. Vabbè, cominciamo dall'inizio. Sicuramente la pausa è una pausa che spero che l'abbiamo sfruttata bene lavorando su tante cose. Poi è normale che giochiamo contro un avversario che sta bene. Penso che ha fatto nel ritorno più punti di tutti nel girone e che ha perso solo una partita in casa. Loro hanno un vantaggio che hanno entusiasmo dopo tutte queste vittorie. È una buona squadra, anche se non è facile da leggerla, nel senso che possono giocare in qualsiasi modo. A 3, a 5, a 4, e bisogna vedere che scelgono. Noi cercheremo di giocare il nostro al meglio e spero che troviamo la giusta concentrazione. È normale che questa partita è primo tempo, perché poi si gioca secondo, però bisogna farla con attenzione anche all'andata. Allora mister, io concludo la prima domanda che avevo fatto prima: quant'era contento di come è cresciuta la squadra rispetto a quando l'ha presa a marzo, e poi se ha dei dubbi di formazione per domani, visto che non gliel'ho chiesto, se le scelte sono già tutte fatte. A parte Pellacani, come sta la squadra? Vabbè, la formazione è super giù, io ho la mia idea, poi bisogna vedere che succede in questo viaggio, che sarà sicuramente noioso visto che hanno chiuso l'autostrada. Io l'ho vista, noi proviamo, riproviamo e io penso che dopo 2 mesi e mezzo qualche cosa è migliorato, nel senso che proviamo sempre le stesse cose, per lì bisogna cercare di trovare automatismi che secondo me non ne abbiamo trovati ancora meglio, però la squadra ha imparato qualche cosa. Poi è normale che non dipende solo da noi la partita, dipende più dall'avversario. Noi sappiamo quello che vogliamo fare, poi magari abbiamo fatto o stiamo facendo ancora tanti errori di scelte. Io faccio l'ultima domanda sulla squadra e mi riallaccio a quella che faceva il collega Giancarlo sulle caratteristiche dei Crescenzi e Cancellotti. Dove l'uno è più utile rispetto all'altro per la squadra, e finalmente l'Italia ha una finalista in Champions dopo tanti anni? Vabbè, quello dei due per me si equivalgono, quindi poi devo fare la scelta, perché fanno lavoro di movimento e lo fanno tutti e due. Ogni tanto si confondono e lo fanno tutti e due. E quindi forse chi c'ha più fase difensiva c'ha preferenza. E finale dell'Inter. Si aspettava da anni la Juventus quando l'ha fatta l'ultima volta. 2017. Sono 6 anni che manca una squadra in finale, speriamo che si comporta bene anche se parte da sfavorita, sia con Real che con City.